Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo un cappellino super caldo e soprattutto super facile, quindi un altro progetto adattissimo anche alle super principianti. Per questo progetto userò Mosaico, questo bellissimo filato, veramente una nuvola, quindi molto leggero, e un uncinetto da 6,5. Partiamo subito avviando un cerchio magico e all'interno del cerchio magico vado a lavorare 12 mezze maglie alte. La prima la sostituisco con 2 catenelle, quindi 2 catenelle, la mia prima mezza maglia alta, e poi vado a fare altre 11 mezze maglie alte all'interno del cerchio. Se volete potete mettere un marker qui nella seconda catenella perché è lì che poi chiuderemo il giro. Ecco qui ho 12 mezze maglie alte, tiro la codina e chiudo, come vi ho detto, togliendo il marker naturalmente, nella seconda catenella. Ovviamente devo continuare ad aumentare. Quindi a questo punto andrò a lavorare 2 mezze maglie alte in ciascun punto, fino ad avere quindi 24 mezze maglie alte. La prima la sostituisco sempre con 2 catenelle e poi lavoro subito un'altra mezza maglia alta nello stesso punto e proseguo così, quindi 2 mezze maglie alte in ciascun punto e alla fine del giro, come vi ho accennato, avremo 24 mezze maglie alte. Naturalmente, tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Devo aumentare ancora, naturalmente in progressione, significa che adesso lavorerò una mezza maglia alta e un aumento. Quindi la prima sempre la sostituisco con 2 catenelle. Se volete mettete il marker così avete subito l'occhio e poi vado a lavorare sul secondo punto 2 mezze maglie alte. Quindi la sequenza da seguire è di una mezza maglia alta e sulla successiva maglia 2 mezze maglie alte. E naturalmente alla fine di questo giro avremo 36 mezze maglie alte. Quindi io proseguo così, ricordatevi una mezza maglia alta più un aumento, quindi 2, e ci vediamo alla fine del giro. Ovviamente tolgo il marker e chiudo sempre nella mia seconda catenella con una maglia bassissima. Non ci sono ancora perché devo raggiungere il diametro per la mia circonferenza, adesso vedremo, e quindi continuo ad aumentare in progressione. Questa volta lavorando 2 mezze maglie alte, sulla terza l'aumento. Quindi 2 catenelle, la prima mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta sulla maglia successiva. E nella terza vado a fare l'aumento, ovvero significa 2 mezze maglie alte tutte nello stesso punto. Quindi questo ovviamente significa aumento. Quindi mezza maglia alta, aumento. E così via per tutto il giro. Alla fine di questo giro avremo 48 mezze maglie alte.
Chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella e adesso vado a lavorare in sostanza il mio ultimo giro, perché io devo arrivare a un diametro di circa 17 centimetri, che è il diametro che mi serve per un cappello d'adulto con una circonferenza, diciamo, di circa 55 centimetri. Quindi 2 catenelle, la prima mezza maglia alta più un'altra mezza maglia alta nella maglia successiva e un'altra mezza maglia alta nella maglia successiva, quindi 3. E nella quarta invece lavoro il mio aumento, quindi lavoro le mie due mezze maglie alte tutte nello stesso punto. Quindi ricapitolando, questo giro lavoriamo 3 mezze maglie alte e un aumento per tutto il giro e alla fine di questo giro avremo 60 mezze maglie alte tutto intorno. E naturalmente chiudo sempre con una maglia bassissima nella seconda catenella come ho fatto finora. A questo punto io mi fermo perché ho raggiunto il diametro di 17 centimetri che mi serve per una taglia adulti, quindi una circonferenza testa di 55. E vi ricordo questo video che vedete qui sopra, di cui vi lascio ovviamente il link sotto al video nell'info box, dove proprio spiego come realizzare i cappellini, che dimensione di diametro dovete raggiungere rispetto alla taglia, e sotto quel video trovate poi tutta la tabella per scaricare, una tabella standard, diciamo, con tutte le misure da scaricare gratuitamente, naturalmente, con appunto le indicazioni, tutte le misure per tutte le taglie, quindi molto utile. Detto questo, siamo pronti per continuare. Facciamo due giri, alterneremo due giri, giro A e giro B. Il giro A è semplicemente un giro di mezze maglie alte. La prima, come sempre, ormai la sostituisco con 2 catenelle e poi lavoro mezza maglia alta su mezza maglia alta. Quindi in questo giro, naturalmente, io mantengo il numero di 60 mezze maglie alte. Quindi giro A, semplice giro di mezze maglie alte. Ovviamente chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella e mi raccomando contate perché dovete avere sempre 60 mezze maglie alte. A questo punto facciamo il giro B che invece è di maglie alte incrociate. Adesso io ve lo faccio vedere lo stesso qui con il filato, però vedrete poco e a breve vi faccio vedere anche con un piccolo campioncino. Quindi 3 catenelle e anziché andare avanti ripuntiamo l'uncinetto nel punto indietro e facciamo un'altra maglia alta, quindi creeremo questo incrocio. Di conseguenza, ovviamente mettiamola nel marker nella terza catenella, di conseguenza poi dovrò saltare la maglia successiva, attenzione a quella lavorata, che è questa, abbiamo già lavorato questa maglia, quindi salto quella non lavorata utile. Ed entro in quella successiva, faccio una maglia alta e torno indietro in quella che ho appena saltato. Quindi di nuovo salto una maglia, entro in quella dopo, maglia alta, torno indietro e lavoro la maglia alta nella maglia appena saltata. Adesso vi faccio vedere con un filato un pochino più chiaro, in modo che vi spiego semplicemente come saltare, ma è molto molto semplice. Quindi facciamo finta che siamo qui nel nostro cappello, quindi vedete salto questa, entro in quella dopo e faccio la mia maglia alta e ora torno indietro e lavoro la maglia saltata. Quindi di nuovo attenzione, vedete questa è già lavorata, vedete allargate bene, questa è libera, salto la prima libera e vado in quella dopo. Una maglia alta, torno indietro in quella che ho appena saltato e faccio un'altra maglia alta, quindi è semplicissimo, solo che avevo paura che col filato grigio scuro
non si riuscisse a vedere bene. Quindi dovete praticamente continuare così. E questo, vi ricordo, lo chiamiamo giro B, il giro di maglie alte incrociate. Rivediamolo un'ultima volta insieme, attenzione a questo che è già lavorato, vedete, quindi salto quella successiva, entro in quella dopo ancora e faccio una maglia alta, quindi semplicissima. Dopodiché torno indietro nella maglia che ho appena saltato, quindi questa qui, e vado a fare un'altra maglia alta, tutto qua, quindi in realtà è semplicissimo. Ovviamente, vedete, si vedono benissimo i punti. Quindi adesso riprendiamo il nostro lavoro e continuiamo a lavorare queste maglie incrociate tutto intorno. Allora, riprendo il mio cappellino. Questo filato è leggerissimo e bellissimo, e quindi salto, vedete, allargate, non abbiate paura ad allargare, salto la maglia, diciamo, libera e entro in quella successiva, faccio la mia maglia alta, torno indietro e rientro, sempre allargando bene, nella maglia che ho appena saltato, facendo sempre attenzione in questo giro B, maglie alte, vedete che si vedono i punti. E continuo così, ovviamente, per tutto il giro. Arrivate alla fine, faccio la mia ultima maglia incrociata e chiudo nella terza catenella in questo caso e per concludere il giro B. E adesso andiamo a ripetere il giro A, il giro di semplici mezze maglie alte, perché come avete visto poi le maglie si vedono benissimo. Quindi per diciamo continuare il nostro giro A, la prima mezza maglia alta la sostituiamo sempre con 2 catenelle. Quindi stiamo sempre mantenendo attenzione il numero di 60 mezze maglie alte o il numero che avete raggiunto voi se avete cambiato taglia. Quindi continuo così per tutto il giro, continuo a fare il mio giro A, il giro di tutte mezze maglie alte. Chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella come sempre, adesso vado a ripetere invece il giro B, che è il giro di maglie alte incrociate. La prima la sostituisco con 3 catenelle e torno indietro qui a lavorare la mia altra maglia alta incrociata. E adesso, stando attenta a non entrare nella maglia che ho già lavorato, e anzi vi suggerisco di mettere il marker nella terza catenella, quindi stando attenta a non rientrare qui dove ho già lavorato, salto la prima maglia utile, entro in quella dopo e lavoro una maglia alta, così come ho fatto prima, e torno indietro adesso nella maglia appena saltata a lavorare un'altra maglia alta. E semplicemente continuo così per tutto il giro. Tolgo il marker e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. A questo punto dobbiamo semplicemente ripetere giro A di mezze maglie alte, giro B di maglie alte incrociate fino all'altezza desiderata. Ora io ho ripetuto questo motivo per 2 volte, andrò a ripeterlo altre 3 volte, quindi un totale di 10 giri di motivo, diciamo così. Quindi vado a ripetere per altre 3 volte questi 2 giri di motivo, giro A e giro B, e poi vediamo come proseguire il lavoro. Ecco qua, ho ripetuto, diciamo, quindi un totale di 5 volte il motivo, 10 giri totali, e adesso mi trovo con un'altezza del cappello di circa 19 centimetri. Quello che dobbiamo fare adesso è un giro di mezze maglie alte con una diminuzione, perché dobbiamo stringere leggermente. Quindi andiamo a lavorare 3 mezze maglie alte,
Quindi la prima sempre la sostituiamo con 2 catenelle, poi un'altra mezza maglia alta e un'altra ancora e andiamo a lavorare poi le due successive insieme e quindi facciamo una diminuzione. Vi lascio sotto al video nell'info box anche la lezione dedicata a tutte le diminuzioni, se non ve le ricordate come si fanno, e le trovate tutte insieme dei punti base, naturalmente tutte insieme in questo video. Quindi, ricapitolando, facciamo 3 mezze maglie alte, quindi una, 2 e 3 e una diminuzione nelle due maglie successive. E ovviamente continuo a lavorare 3 mezze maglie alte e una diminuzione per tutto il giro. Ovviamente chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Io mi fermerò qui con le diminuzioni, ma se vi sembra troppo largo potete continuare a fare anche un altro giro di diminuzioni. Qua vedete voi, fate le vostre prove. Adesso andrò semplicemente a rifinire il cappello lavorando due giri di maglie basse, quindi una catenella che non conto come punto e poi maglia bassa in ciascun punto. Io farò due giri, voi anche qua potete farle di più se vi piace, diciamo, un pochino più largo oppure anche semplicemente uno. Quindi proseguiamo così, io vado a fare questi due giri di maglie basse e poi ci vediamo per l'ultimissima rifinitura. Ecco qua, ho fatto i miei due giri di maglie basse, adesso per rifinire il tutto faccio una catenella e vado a fare una maglia bassa all'indietro, ovvero vado a fare tutto un giro di punto gambero che rifinisce meglio il tutto. State attenti perché il punto gambero stringe molto, quindi innanzitutto dovete farlo in maniera più morbida possibile e verificare che poi dopo non vi venga troppo stretto il cappello, quindi attenzione alle diminuzioni di qui sopra. Ecco perché io poi mi sono fermata e non l'ho fatto proprio troppo troppo stretto, Quindi andiamo avanti così, facciamo tutto un giro di punto gambero. Vi lascio anche questa lezione per chi la volesse vedere in modo dettagliato e poi avremo terminato il nostro cappellino. Arrivati alla fine, vado a girare il lavoro, tolgo il marker che avevo messo in precedenza sul primo punto gambero e vado a chiudere proprio lì con una maglia bassissima. Ed ecco qui l'effetto, vedete come viene tutto bello pulito. Punto gambero è sempre una bella rifinitura, però come vi dicevo, ricordatevi che stringe molto. Quindi taglio il filo e naturalmente vado a sistemarmi tutte le codine all'interno della lavorazione con il mio fantastico ago. Ovviamente rigiriamo il nostro cappellino sul dritto e questo è il risultato finale. Mi dispiace non riuscire a farvi toccare quanto è leggero questo filato. Io l'ho realizzato anche in un altro colore e insomma mi piace molto questi punti di colore che ha ogni tanto ed è un filato veramente interessante. Quindi vi ricordo che vi lascio ovviamente il link, tutti i link dei filati, eccetera, sotto al video nell'info box. Quindi andate a sbirciare per scoprire anche tutti gli altri colori, di mosaico. Ovviamente il cappello è sempre un'idea pratica e veloce da realizzare, soprattutto un'idea regalo visto che siamo verso il Natale. Quindi spero davvero che questo video vi sia piaciuto e come sempre fatemelo sapere nei commenti. Io come al solito vi lascio all'encard, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!